Utenti, buongiorno. È il derby del Vallo di Lauro tra Real Pago e la squadra di calcio della Nuova Vapor Domicella. Ecco che l'arbitro Mariano Balzano della sezione di Torre Annunziata avvia le squadre al centro del campo. Leggiamo subito le formazioni. Il Real Pago scende in campo con Squillante, Ferraro, Lombardi, Carbone, Fortunato, Arianna, Schettino, Fornaro, Nappi, Vitale, Caliento. In panchina Scala, Nappi, Colello, Santanello Giuseppe, Santanello Antonio, Giordano, Castaldo. Allenatore mister De Sarno, presidente Crisci, presidente Salvatore Vitale. Ricordiamo che qui c'è una copresidenza che in realtà è formata appunto da presidente Crisci e da Salvatore Vitale, che anche lui presidente, vicepresidente Dominic Vitale, segretario Santanello, dirigente accompagnatore Corcione, direttore sportivo Caliendo, per la Nuova Vapor Domicella, Esposito, Rezza, Guarino, Menna, Carrella, Giannini, Visone, Ambrosino, Sacco, Nappi, Boccia. Poi abbiamo Vincenzo Nappi, Sorrentino, Silvestri, Prisco, Bagnano, Sommese, allenatore Aufierro e Pierro. C'è una copanchina. E mentre per... inizia la partita, i rosso-blu della squadra Real Pago, ecco, già sono in fase offensiva per poter attaccare la squadra della Nuova Vapor Domicella, e in realtà abbiamo appunto la battuta da parte della Nuova Vapor Domicella. Vediamo cosa succede in questa occasione. L'arbitro appunto Balzano fischia all'inizio di questo incontro del primo tempo. Pallone al numero 4 Visone, una serie di passaggi per Ambrosino, poi la palla segue a Giannini, pallone per Nappi, ed ecco appunto la squadra del Real Pago in azione. Attenzione, pallone sul laterale destro, attacca Schettino sulla sfera, deviazione, rimessa laterale a fuori del Real Pago, batte appunto Lombardi, rimessa laterale, pallone al centro dell'area di rigore, deviazione, fondo area secondo l'arbitro. Fondo area, il lancio in profondità da parte di Carrella, recupera bene il Real Pago in azione con il numero 8 Fornaro, c'è un fallo, punizione a fuori della squadra della Nuova Vapor Domicella. Un Real Pago che davvero ha disputato lo scorso anno un grande campionato, quest'anno si è presentato per offrire anche spettacolo in campo. Questo è l'obiettivo in realtà della squadra, è quello di far divertire il pubblico. Intanto il lancio in area di rigore, pallone che termina a lato, fondo area, batte il portiere Squillante, il lancio viene ribattuto, di nuovo il Real Pago in azione, rimessa laterale a favore della Nuova Vapor Domicella, batte Guarino sul pallone, lancio in profondità, sfera fermata, di nuovo il rosso-blu in azione con il numero 8 Fornaro, passaggio arretrato, sfera al numero 11 Caliendo, sfera che termina fuori, rimessa laterale, il lancio deviato, pallone giocato in orizzontale, il lancio in verticale, la sfera ribattuta, di nuovo i rosso-blu in avanti, proseguono con un Real Pago che davvero è il pecco sul pallone, di nuovo Fornaro, grande dribbling il suo, bravissimo Fornaro, vedete il suo passaggio tecnico, il suo dribbling, e si lancia in profondità, grande lancio in profondità per Schettino, atterrato, per l'arbitro è calcio di rigore, calcio di rigore per l'arbitro. Calcio di rigore, atterrato il numero 7 Schettino ed è corner. Un grandissimo assist di Vitale
Bellissimo assist di Vitale, la squadra del Real Pago stava passando in vantaggio e adesso ci prova appunto Vitale dal dischetto, dalla massima punizione. Vitale contro Esposito, vediamo lo sviluppo di questa iniziativa. Vitale contro Esposito. E grande gol di Vitale e il Real Pago passa in vantaggio. Real Pago 1, Nuova Vapor Domicella 0. Ed ecco in azione la Nuova Vapor Domicella, passaggio arretrato al giocatore Giannini, sfera al numero 4 Visone, pallone che viene perso, recuperato dal Real Pago. In azione bravissimo Vitale, il suo dribbling atterrato a centrocampo, quindi di nuovo è punizione a favore del Real Pago che avanza con grande attenzione. Il lancio in profondità, pallone che però viene fermato dalla difesa della squadra di calcio del Nuova Vapor Domicella, pallone che termina fuori, rimessa laterale dalla banderina alla squadra del Real Pago. Di nuovo in azione, bravo il numero 10 Vitale, palla fuori. Ed ecco Ambrosino, perde palla. Fornaro. Palla che viene persa. Fondo area. Batte il numero 1 Squillante, il lancio pallone che termina a centrocampo, di nuovo il rossoblù in azione, pallone per Vitale, ecco Vitale nelle immagini, l'1-2, pallone per Schettino, la palla ancora Schettino in gioco, recupera molto bene, ottimo il dribbling da parte di Carbone, e poi c'è un fallo su Carbone secondo l'arbitro ed è punizione a favore di rossoblù. Cercano di protrarsi di nuovo in avanti e lo fanno con grande coraggio, rossoblù in azione di gioco. Il Real Pago tenta di poter lanciarsi in avanti e cercare il raddoppio. Pallone in area di rigore, fermato. Rossoblù in azione di gioco. Deviazione, attenzione, di Carrella che stava realizzando l'autogol. Ed è corner per la squadra del Real Pago che potrebbe raddoppiare il risultato. Una squadra tutta cuore e carattere che davvero sta dimostrando di poter essere leader in questo girone. Dalla banderina battono i rossoblù, il cross in area di rigore, rete da parte del giocatore Nappi, ma la palla è già uscita fuori dal rettangolo di gioco. Ottima comunque l'azione, degna di nota. Pallone in profondità da parte di Ambrosino. Di nuovo il rossoblù in azione. Pallone al giocatore Carbone. In lancio. La triangolazione perfetta. Scatta il contropiede. Pallone al numero 7 Schettino. Schettino in azione. Pallone in area di rigore. Palla che viene ribattuta. Spazzata via. Rimessa laterale. Real Pago in avanti. Si responsabilizza di battere la rimessa laterale. Ferraro. Pallone al giocatore, attenzione c'è un fallo, Fornaro è stato colui il quale ha determinato la possibilità di potersi lanciare in avanti, fallo, punizione, batte Carrella. Rossoblù in azione,
L'apertura in verticale. Vitale, il grande tiro, l'esterno destro di Vitale. Real Pago di nuovo vicino al gol. Bloccato il pallone dal numero 1 Esposito. Il sinistro. Pallone all'indietro per il numero 1. Squillante. La triangolazione perfetta. Fornaro. Secondo l'arbitro c'è un fallo a centrocampo. Punizione. Scusa. Punizione. Batte la squadra della Nuova Vapor Domicella. In azione di gioco. Punizione il sinistro, pallone in area di rigore, attenzione, palla che però viene recuperata molto bene dalla squadra del Real Pago. Rimessa laterale. In azione la squadra ospite che cerca di protrarsi in area di rigore, la sfera però viene ribattuta. Il Real Pago adesso scatta con Schettini in avanti. Il lancio in profondità per il giocatore Nappi. Fornaro, la palla a Ferraro. Ferraro in area di rigore. Schettino, Schettini in area di rigore. Il cross Vitale vicino al gol. Di nuovo in azione la squadra del Real Pago. Pallone al numero 7, appunto Schettino. Il lancio in profondità. La sfera al giocatore Carbone. In area di rigore Carbone. Palla recuperata dal Nuova Vapor Domicella con Carrella. Sfera all'indietro per Esposito. Pallone sul laterale destro. Ci si avvia verso l'area di rigore. Pallone che però termina fuori. Il passaggio errato al numero 10 Sacco. Ed ecco Carbone in azione. Si cerca una triangolazione. Tutto di prima. Pallone al giocatore Caliendo. Caliendo nelle immagini. Rimessa laterale, batte Giannini, ancora Caliendo, Caliendo in azione e secondo l'arbitro c'è una palla forse uscita fuori dal rettangolo di gioco. Vediamo cosa succede. Punizione. Pallone per Carrella, sfera Guarino, interviene Schettino, bravo Vitale, ruba palla, ancora Vitale, fallo su di lui. Punizione, grandissima giocata di Vitale, l'uomo leader in questa prima parte del primo tempo che ha effettuato un dribbling in due su due giocatori, ha subito il fallo. Punizione secondo l'arbitro. Vediamo come si sviluppa la punizione. Batte il giocatore Giannini. Giannini nelle immagini. Scusatemi, il numero 6, si tratta appunto di il tiro di sinistro vicino al gol. Il tiro di Arianna, il tiro di sinistro, pallone che in realtà è terminato vicino all'incrocio dei pali. Un bellissimo tiro, Real Pago di nuovo vicino al gol. Giocata pericolosa. Punizione per la squadra della Nuova Vapor Domicella, batte il numero 5 Carrella. Carrella nelle immagini. Pallone al giocatore Guarino, si cerca una triangolazione, palla che termina fuori, rimessa laterale rosso-blu, il lancio in profondità, ottima svetta di testa il giocatore Nappi, bravo bravo il giocatore rosso-blu che riesce a
contrastare il gioco ospite. Si tratta appunto di Carbone, ecco nelle immagini, giocatore di grande prestazione tecnica fino a questo momento, con doti particolari, e la squadra muove anche il pressing. Ricordiamo appunto che l'allenatore è mister De Sarno, eccolo qui sulla panchina che sta impartendo le proprie direttive, come si può vedere dalle immagini. Si continua a mietere gioco con la squadra del Real Pago in azione, il lancio in profondità, Real Pago che avanza, cerca di protrarsi in area di rigore, la palla viene parata dal numero 1 Esposito, fallo, punizione. Nuova Pordomicella in azione di gioco, pallone a Carrella, palla preparata e anticipata dal numero 8 Fornaro, il lancio in avanti, bravissimo Vitale, la sua classe e il suo stile, come si è potuto vincere dalle immagini. Bravo il giocatore Carbone, fallo, punizione. Batte Giannini. Sul pallone ecco Giannini, cerca di piazzare la palla al centro dell'area di rigore, vicino al gol il nuovo Pordomicella, ma il Real Pago, la difesa sta ben attenta, una squadra che davvero sta offrendo di tutto e di più la compagine della copresidenza. Ricordiamo che la squadra è formata da due presidenti, si tratta di Crisci e Vitale, di nominazione Ferraro. Ecco Ferraro nelle immagini, ancora Ferraro, vediamo l'azione di gioco condotta in fase offensiva da parte del Real Pago. Ferraro, viene persa però la palla, recuperata poi Vitale, cerca di effettuare il pressing, ancora il rossoblù in azione, Fornaro, bravo Fornaro, cerca di recuperare palla, Fornaro ancora in azione. Tutto di prima, pallone per Vitale, si lancia in profondità la squadra di Carbone, grande giocata di Vitale, effetto un grande dribbling, il suo assist perfetto, pallone per Schettino, sfera che termina fuori. Rimessa laterale, pallone al Nuova Vapor, perde palla, la recupera subito la squadra di casa, di nuovo Schettino sul pallone. Ed ecco appunto Ferraro. Sfera ancora a Ferraro, di nuovo in azione. Ottimi rossoblù. Con Fortunato. Bravissimo, pallone per Fornaro. Fornaro in azione di gioco. Cerca di protrarsi in avanti, lo fa molto bene. Fallo, punizione. Se ne incarica Sacco di battere questa punizione. Ed ecco appunto Sacco, il sinistro, però la difesa rosso-blu del Real Pago sta ben attenta, il cross in area di rigore, palla che viene deviata, ribattuta, pallone fuori. Ferraro.
E bravissimo Fornaro. Pallone per ancora la triangolazione con Vitale. Perfetto, ancora Fornaro. Ottima la sua giocata, il suo contrasto a centrocampo. Si avvia di nuovo un'iniziativa degna di nota e lo fa in questo caso la squadra rossoblu. Pallone che viene fermato, il giocatore Carbone in azione. Tutto in velocità ed ecco Ferraro si responsabilizza di battere questa rimessa laterale. Ferraro, il lancio per Schettino, il tacco, preciso e perfetto, ancora Schettino, pallone fuori, rimessa laterale per la squadra della Nuova Pordomicella. Di nuovo in azione. C'è la fuga, attenzione sulla sinistra. Il cross viene ribattuto, il cross di Nappi. Attenzione sulla sinistra, rimessa laterale da parte della squadra ospite che cerca di poter accelerare il ritmo di gioco. Ricordiamo il risultato, la squadra rosso-blu del Real Pago vince per 1-0. Ed ecco in azione la squadra, il cross in area di rigore, sera che però viene deviata, nulla di fatto, risultato che resta in... Di nuovo in azione, ricordiamo, la squadra di calcio del Real Pago, palla fuori. Pallone per Fornaro, Fornaro in azione, il lancio, deviazione, rimessa laterale. Pallone per Vitale. C'è un fallo, punizione. Secondo l'arbitro, ai limiti dell'area di rigore. Ed ecco la squadra con il proprio capitano, il lancio di profondità. Pallone fermato, di nuovo la squadra del Real Pago in azione. Vitale cerca di contrastare il gioco, l'iniziativa, si fa pressing. Bravo Schettino, per l'arbitro è punizione. Carbone. Carbone in azione. Fornaro. Pallone per Schettino. Il cross in area di rigore. Sarà che attraversa tutta l'area di rigore. Palla fuori. Pallone per Fornaro, si cerca una triangolazione, Fornaro in gioco, palla che viene contrastata, la palla è rosso-blu che avanzano, fallo, attenzione, fallo grave sul giocatore Schettino, punizione per la squadra rosso-blu, se ne incarica il giocatore Carbone. Il cross viene ribattuto, di nuovo la squadra del Real Pago in azione, bellissima la giocata di Lombardi, poi la palla viene spazzata via, in gioco il giocatore Fortunato, riesce bene a recuperare, palla in profondità per il giocatore Schettino, palla in out, rimessa laterale.
palla fuori. Fondo area, batte squillante. Fornaro, il lancio in profondità, pallone per Schettino, e ottima l'idea da parte della squadra di calcio del Real Pago, vicino al gol di nuovo. Ricordiamo il risultato: Real Pago 1, Nuova Vapor Domicella 0. Rimessa laterale, ancora il Real Pago ci prova in questo momento con il giocatore Nappi, deviazione e di nuovo corner, corner per la squadra di casa che potrebbe raddoppiare il risultato. Ed ecco in azione il Real Pago, il cross in area di rigore, deviata la palla da parte di Esposito. Rosso-blu in gioco. Pallone in area di rigore. E secondo l'arbitro c'è un fallo. Punizione. Punizione a favore della squadra del della Nuova Vapor Domicella. Pallone deviato. Rosso-blu in azione. La triangolazione precisa e perfetta. Si riparte con il Real Pago in azione. Pallone che è uscita fuori dal rettangolo di gioco. Nuova Vapor Domicella in azione di gioco. Rimessa laterale. Lombardi. E scatta il contropiede, pallone per Vitale, Fornaro. C'è il pressing nei confronti anche del portiere Esposito. Deviazione. Rizza. Pallone fuori, nulla di fatto, risultato che resta invariato, 1-0 a favore del Real Pago. Giocatore a terra, punizione, fallo compiuto ai danni del giocatore del Real Pago. Il lancio per Schettino, deviazione, Ferraro, di nuovo il Real Pago in azione, il cross in area di rigore, ci prova Fornaro, ancora Vitale, 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 tiro finale Vitale, vicino al gol, grande tiro di Vitale, grande azione degna di nota, Vitale del Real Pago va vicino al gol, stava realizzando la doppietta dalla bandierina Vitale, davvero Vitale sta effettuando una grande partita insieme a Fornaro, Nappi e Caliendo
in fase offensiva, un attacco che non perdona, vicino al gol il Real Pago, di nuovo su cross di Vitale. La squadra di mister De Sarno sta davvero disputando una grande gara. Arianna è stato l'autore del colpo di testa, ci riprova la squadra Coschettino. Pallone in profondità, ancora Vitale, atterrato, attenzione, rimessa laterale. Di nuovo Ferraro, pallone per Carbone, sfera per Fornaro, passaggio arretrato, il lancio in avanti per Schettino, pallone che termina fuori. Fallo, punizione. Il lancio. Pallone che in realtà c'è un fallo, punizione. Real Pago in azione. Fornaro, grande lancio in profondità. E Schettino, 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 bravissimo! Ed è rete, raddoppio del Real Pago. 2-0. Real Pago 2, Nuova Vapor, Domiscella 0. Si riparte da centrocampo con il Real Pago che già nel primo tempo vince per 2-0, acquisisce 3 punti in classifica. Rimessa laterale, pallone deviato. Si riparte con il Real Pago in azione. Il tiro cross in area di rigore non produce gli effetti sperati da parte della Nuova Vapor Domicella. La sfera termina sul fondo, fondo area, batte il portiere squillante, poco impegnato in questa gara, considerando le numerose azioni prodotte in area di rigore da parte del Real Pago. Di nuovo Fornaro, di nuovo squillante. Il lancio, pallone a centrocampo, i rossoblu recuperano alla meglio, sfera per il giocatore Schettino, ancora i rossoblu in azione. Fornaro, il lancio sul laterale sinistro, c'è l'avanzata, i rossoblu continuano a mettere gioco, fanno molto bene il loro lavoro, pallone fuori. Rezza sulla sfera, controfallo, l'apertura sulla sinistra, si sposta l'asse del gioco, palla fuori, bravo il giocatore Carbone, lancio in profondità e si realizza una nuova manovra del pallone al centro dell'area di rigore, sfera che però viene recuperata, Fornaro in azione, ancora in gioco la squadra del no, della Nuova Vapor Domicella, di nuovo i rossoblu che avanzano, cercano di protrarsi in avanti, vado ribattuto,
palla in profondità, sfera fuori, rimessa laterale, fallo, punizione. Punizione, il sinistro, pallone alto sulla traversa, ma la nuova Vapor Domicella in questo caso effettua la prima azione pericolosa. Rossoblu in azione di gioco, passaggio arretrato, viene gestito il pallone in difesa, la sfera a Schettino con le immagini. Si cerca di spostare il gioco, Fornaro batte e ribatti la palla al centrocampo, si gioca prevalentemente a centrocampo, punizione. Fallo, punizione. Batte Arianna sul pallone. Il lancio in verticale. Sfera parata dal portiere Esposito. Bravo Vitale, ruba palla, Vitale accelera il tempo, pallone che però viene parato dal numero 1 Esposito, è scivolato nel frattempo Vitale con le immagini, giocatore di alto livello che davvero sta portando la squadra molto in alto. Punizione. La finta, pallone che termina fuori. L'1-2. Pallone a Vitale, si cerca una triangolazione, il lancio in profondità, pallone per il giocatore Nappi. C'è uno scontro al limite dell'area di rigore. Sì. Pallone in profondità. Fornaro. Fallo, punizione. Punizione per la squadra del Nuova Vapor, della Nuova Vapor Domicella in azione. Il sinistro, la palla in area di rigore, attenzione, un fallo causato ai danni del giocatore rossoblu a terra in questo momento. Si tratta di Arianna a quanto pare, infatti è lui, ha subito un fallo, si rialza.
Punizione. I rossoblù avanzano, cercano di essere propositivi. Viene perso il pallone, recuperato in un secondo momento dalla difesa del Real Pago, che avanza. Lancio in verticale. Ancora in azione la squadra rossoblù con Vitale. Vitale in azione, il lancio, palla deviata. Ferraro, pallone fuori. In lancio. L'apertura. Di nuovo il giocatore Carbone in dribbling. Rezza sul pallone. Il lancio in profondità. Pallone recuperato dalla squadra con Fornaro. Ancora il Real Pago in azione. Il Real Pago continua a mietere gioco. Vitale, tutto di prima. Giocata perfetta. Si sposta l'asse del gioco. Carbone per Ferraro. La palla per Vitale. Scivola il calciatore. Di nuovo Fornaro. C'è l'avanzata da parte della squadra di casa. Ancora Fornaro. La triangolazione. Pallone sul laterale sinistro. E poi secondo l'arbitro è posizione irregolare. Punizione. Per la nuova Vapor Domicella. Il lancio per Rezza. Recuperano subito rossoblù. Secondo l'arbitro c'è un fallo. Punizione sul contrasto. C'è l'avanzata della nuova Vapor. Fallo. Punizione. Ed ecco in azione la nuova Por con Sacco. Pallone in area di rigore. Fornaro in avanti. Pallone ribattuto. I rossoblù cercano di avere la meglio. Difende molto bene l'area di rigore Fortunato.